Buonasera a tutti e benvenuti all'anteprima di Mister Romeo, prima puntata di questa stagione 2016-2017 di questo nuovo esperimento, di questo nuovo impegno televisivo di RTV 38. Noi saremo qui, io sarò qui insieme ad un gruppo di ospiti davvero stellare che tra poco vi presenterò per parlare di calcio, per parlare di Fiorentina, della vostra passione, il vostro sport per eccellenza, senza naturalmente nulla togliere agli altri sport. Ma noi parleremo del calcio e soprattutto lo faremo cercando di offrirvi sfaccettature anche diverse, profili innovativi, diversi, proprio perché parleremo anche di un aspetto particolare, oltre quello sportivo e giornalistico. Parleremo anche di un aspetto stellare e capirete proprio perché in corso d'opera. Naturalmente io sono qui a rappresentare quello che è un lavoro di gruppo, un lavoro di squadra che esiste in RTV 38 tutti i giorni con le edizioni del 38 Sport, che inizia con la prima serata della domenica insieme a Luca Renzoni, Carlotta Comparini e Cristiana Bellugi ai loro ospiti, continua il lunedì con Mister Romeo e i miei ospiti e finisce, per quanto riguarda gli appuntamenti serali da non perdere, con il martedì di David Guetta e il suo Viola d'Amore. Ma adesso è venuto il momento di introdurvi a questo studio speciale, il mio studio stellare, lo studio a 5 stelle di Mister Romeo. Sono donna e dunque non posso non cominciare dalle signore, che sono lietissima di avere questa sera con me l'astrofata, ecco perché punto di vista stellare, Aline Doncardi. Buonasera Aline, benvenuta. Buonasera. Giornalista, la conoscete, grande amica della Fiorentina, anche grande tifosa, lo possiamo dire, sì, perché non diciamo niente di nuovo. Certo. Gaia Simonetti, buonasera. Buonasera, in bocca al lupo per questa sua prima sfida, che insomma sei una tipa tosta e quindi farai bene. Crepi il lupo, grazie Gaia. Proseguiamo ancora, questa volta cambiamo, perché le donne, diciamo, il gruppo delle donne si è esaurito qui per questa sera e abbiamo il direttore tutto viola, Luigi La Serpe. Buonasera Luigi, ben ritrovato anche a te. E poi abbiamo uno che sulle fasce era forte, fortissimo, e lo sarà sicuramente anche stasera. Alla mia sinistra, Alberto Di Chiara. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Come avete visto, questo è uno studio magnifico che verrà arricchito in corso d'opera questa sera, perché vi ricordiamo, e lo ricordo a tutti voi, che l'ultima parte della trasmissione sarà dedicata a un testa a testa con Benedetto Ferrara, ma non sarà un testa a testa tra me e Benedetto Ferrara, sarà un testa a testa tra voi e Benedetto Ferrara. Infatti, se avete domande da porre a Benedetto, potete farlo attraverso i nostri social media. Quindi Facebook, i nostri profili Twitter, il nostro profilo Instagram, utilizzando l'hashtag chiedilo a Ferrara. Naturalmente noi saremo qui per cercare di raccogliere, insieme naturalmente al nostro Matteo Pelli, tutte quelle che sono le vostre domande e le vostre curiosità, certi che faremo del nostro meglio per soddisfare le vostre richieste. Ebbene, dunque, è diciamo un lunedì particolare, perché è un lunedì che inizia dopo una sconfitta, prima di campionato non brillante per la Fiorentina, sconfitta allo Juventus Stadium contro una Juventus, anche se una Juventus che non si è vista al 100%. Comunque il risultato è stato di 2-1, ha creato qualche perplessità, naturalmente parleremo di questo, parleremo del mercato, parleremo di chi va, chi viene, del caso Borca Valero, ammesso in un concesso che ci sia un caso Borca Valero, tutto questo naturalmente tra pochi minuti, qui su RTV 38. State lì, eh? Buonasera, ben ritrovati Mister Romeo, complimenti davvero a tutti i ragazzi che hanno lavorato, soprattutto a Stefano per questa sigla, davvero grazie, bellissima, cercheremo di essere all'altezza di questa sigla davvero straordinaria. Cominciamo subito, perché gli ospiti vi ho già presentati, sono carichissimi esattamente quanto me, e cercheremo di trasmettere un po' questa carica che noi abbiamo anche a questa Fiorentina, che ci è sembrata francamente un po' spenta a Torino, ma c'è sempre un punto di partenza e allora
ora noi partiamo ascoltando l'editoriale del direttore editorialista del Corriere dello Sport, Stadio, Xavier Iacobelli. Da qui comincia Mister Romeo. Cari amici di Mister Romeo, buonasera dal Corriere dello Sport, Stadio. La Fiorentina ha steccato la prima di campionato, ha perso contro la Juventus dopo aver disputato un brutto primo tempo, essere stata protagonista di una ripresa incoraggiante ma non sufficiente per uscire imbattuta dallo Juventus Stadium. Più ombre che luci nella gara inaugurale di una squadra che certamente ha patito il confronto con i campioni d'Italia, ma lo stesso Allegri non aveva sottovalutato l'impegno imbottendo il centrocampo dei bianconeri e poi agguantando la vittoria grazie alla zampata di Gonzalo Higuaín. D'altra parte è evidente che questa sia l'arma in più della Juventus, che non a caso ha speso 90 milioni di euro per soffiare l'attaccante argentino al Napoli, ma questo è un discorso che riguarda la Juventus. La Fiorentina ha bisogno prima di tutto di rinfrancarsi, di registrare la difesa e soprattutto di non vendere Borja Valero. La Roma sta facendo una corte serrata al centrocampista spagnolo e ne ha ben donde, perché è uno dei pochi, pochissimi registi in circolazione in Serie A. Ma è altrettanto vero che cedere Borja Valero adesso, con il mercato che chiude alle 23 del 31 agosto, significherebbe segnare un autogol dalle conseguenze devastanti. È importante che la Fiorentina non demorda, che riordini le idee, che tragga insegnamento dalla sconfitta di Torino, anche perché, con rispetto parlando, il Chievo, che pure ha battuto l'Inter, non è certamente la Juventus e quindi è un avversario assolutamente superabile, ma ci vorrà una Fiorentina che abbia una continuità di rendimento di 90 minuti e non soltanto di un tempo. Allora, avete sentito molto bene quelle che sono state le parole di Xavier Iacobelli. È da qui che parte la nostra riflessione di questa sera, da questa prestazione della Fiorentina. Alberto dichiara: che cosa è mancato ai Viola alla Juventus Stadium? Ma secondo me è mancata un po' di intensità. Mi pare un pochino la fotocopia, mi pare pari pari a quello che la Fiorentina ha lasciato lo scorso anno. Si è vociferato anche questo, no? Tra le tante cose che si sono dette in giro dopo la prestazione contro la Juventus. Mi è sembrata una squadra non consistente, soprattutto nel primo tempo, una squadra che non ha tirato mai in porta, una squadra che non ha avuto neanche timore contro una Juventus che, fra le altre cose, non ha espresso un calcio stellare o a ritmi elevatissimi come fa di solito quando è nelle condizioni migliori. Quindi ha perso una partita, ci può stare, per l'amor di Dio, non è tanto la sconfitta ma è quanto come vai a perdere certe partite. Mi pare che sia una squadra un pochino vuota in questo momento qua, c'ha dei problemi a livello difensivo con delle mancanze che chiaramente quando ti capitano con altre squadre possono anche essere nascoste. Contro la Juventus è chiaro che alle prime occasioni hanno solo l'imbarazzo della scelta per far sì che l'Higuaín della situazione possa venire fuori. Io credo che c'è un pochino da preoccuparsi, soprattutto per l'atteggiamento. Ecco, poi parleremo naturalmente in corso d'opera di Mister Romeo di quelli che sono un po' i punti, i cosiddetti nodi da sciogliere attorno appunto al tema della Fiorentina. Luigi La Serpe, allora, una Fiorentina che esce, è autorizzato, anzi, chiusiamo il concetto. Luigi La Serpe è adibito a darci le notizie in tempo reale. Sì, perché Mister Romeo naturalmente sono anche naturalmente chiari attorno a quello che è l'argomento del calcio, della Fiorentina, ma è anche soprattutto informazione e notizie in tempo reale, perché noi diciamo siamo in diretta, per cui diamo notizie anche in tempo reale. Infatti, tu parlavi della difesa. Ne parleremo dopo, gli assist al momento giusto, direttore, poi parleremo anche della difesa, ma intanto ritorniamo, facciamo un passo indietro e ritorniamo alla prestazione di sabato. Dunque una prestazione che per i più non ha convinto e comunque una sconfitta. Sì, una sconfitta contro una squadra che sicuramente fa un campionato per conto suo o
perlomeno quello insomma, dovrebbe essere, perché la Juventus si è attrezzata per far bene il campionato e per far benissimo in Champions League. L'obiettivo numero uno è quello, perché poi alla fine i soldi, quelli veri, sono in Champions League. La Fiorentina ha perso, però il pareggio non può non far pensare che questa squadra ha le capacità di fare qualcosa di importante. Se ci fosse stato un minimo di attenzione in quel momento, un minimo di concentrazione, che è fondamentale, si sa che a Torino la Juve reagisce. La Fiorentina in quel momento ha avuto anche un pizzico di sfortuna, perché se vogliamo il rimpallo va a finire proprio sui piedi di Higuain, che lo hanno definito il gordo, ossia il grasso, ma ne vorrei avere io di grassi alla Fiorentina in quella maniera. Detto questo, si riparte, perché non è certo dalla gara di Torino che noi aspettiamo la Fiorentina. La Fiorentina deve cominciare dalla gara con il Chievo in poi, dimostrare che quanto visto nella prima parte della stagione dell'anno scorso non era solo frutto di una preparazione mirata, ma c'è un lavoro dietro, e questo è quello che noi ci aspettiamo. Come giustamente hai detto tu, sarà la volta domenica appunto della sfida casalinga contro il Chievo, un Chievo che è un avversario da non sottovalutare, come ha sottolineato anche Xavier Iacobelli, soprattutto per la prestazione che ha fornito contro l'Inter. Allora Gaia, questa Fiorentina come ti è sembrata? Un po' priva di quella cattiveria, di quel cinismo necessario per fronteggiare un avversario importante come la vecchia signora? Sì, allora intanto Francesca, c'è da fare una domanda: qual è la vera Fiorentina, quella del primo tempo o quella del secondo tempo? Perché nel primo tempo abbiamo visto una Fiorentina e nel secondo un altro tipo di squadra, un altro tipo di reazione. Anche grazie alla Juventus che è un po'... Sì, è un po' calata, però poi complessivamente... tu hai fatto anche delle migliorie, dei cambi tattici, certo, e ti hanno creato appunto, appunto un diverso approccio. È mancato anche un altro elemento, che si chiama entusiasmo. Cioè l'anno scorso ha iniziato il campionato, non ti dico l'entusiasmo, sì, dettato anche dalla vittoria contro il Milan appunto all'Artemio Franchi, però c'era questo entusiasmo, c'era un clima diverso anche nella squadra, c'era proprio... Voglia di vittoria. Possiamo oggi tradurla così. O perlomeno 24 ore fa io questo non l'ho visto. La spero sia un incidente di percorso. Poi vabbè, davanti avevi la Juventus che insomma ha speso tantissimo, e quindi la Juventus spende tanto, ha degli obiettivi e deve centrare quegli obiettivi. Ecco, però ecco, mi chiedo, manca questo elemento fondamentale che lo scorso anno appunto abbiamo già visto all'inizio. Manca anche un'altra cosa. L'anno scorso Sosa era arrivato da circa 2 mesi alla prima di campionato e quindi aveva raccolto l'eredità tecnico-tattica di mister Montella. Oggi la Fiorentina sua, una parte ha l'ossatura vecchia, l'altra parte, quella dei giovani, è la nuova Fiorentina. Quindi quanto ha inciso il tecnico all'interno di queste scelte? E allora cercheremo anche di sviscerare, come dire, il problema tecnico della Fiorentina, di andare a capire anche attraverso naturalmente il vostro aiuto da casa. Io lo dico sempre, voi siete parte integrante di tutti i programmi di RTV 38, anche di Mister Romeo, perciò attraverso i nostri social fateci sapere naturalmente la vostra, perché la vostra opinione ci interessa prima di tutto. Aline, vengo a te, perché l'abbiamo detto nell'anteprima di Mister Romeo, ci sarebbe stato un punto di vista stellare, lei è l'astrofata e quindi è venuta per fornire diciamo un punto di vista un po' particolare, che è quello appunto delle stelle di questa Fiorentina, di quelli che sono i suoi protagonisti. E l'astrofata, però sono un'astrofata. Astrofata, perché astrologa. È tutta una storia. C'è tutta una storia dietro, sì. Allora Aline, io voglio sapere da te, proprio così, a bruciapelo, ma questa sconfitta, la debacle della Fiorentina allo Juventus Stadium, era prevista dalle stelle? Esattamente, sì. Era previsto, sì. Era anche facile prevederlo, forse. No, indipendentemente da questo, è proprio previsto nel cielo a livello energetico e ancora non ci siamo, quindi ci vorrà un po' del tempo e soprattutto del cambiamento. Cambiamenti in vista in casa viola, esatto. Questo prevedono le stelle. Sì, questo è un tema sicuramente interessante. Sicuramente interessante. Mi dicevi prima, nel dietro le quinte di Mister Romeo, che ci sono 3 date importantissime. Oggi, 22 di agosto, poco dopo le 21, segnatevi 3 date che vi dice la nostra linea. Allora, il 27 dicembre 2016. Vai. Buon Natale. Il 7 marzo 2017. E il 27 settembre 2017. Che succede? Svolte? Ci sono dei cambiamenti obbligatori e spesso, come dico io, se non lo fate ve lo fanno fare. Quindi c'è tutta un'evoluzione da prevedere e ci sono queste date che arrivano, quindi sono le scadenze dove se le persone non si muovono
il cielo interviene e quindi succede un evento fortissimo che permetterà l'evoluzione della squadra. Quindi sono importantissime. Quindi abbracciate Fiorentina il cambiamento, perché forse nel cambiamento sta l'evoluzione stessa della perché squadra, è previsto, giusto? Le vincite sono previste. Quest'anno c'è una risvolta che succede ogni 12 anni. Cosa ci dobbiamo aspettare? Perché insomma, quindi, andate un pochino, ci siamo. Vabbè. Potrebbe riguardare anche la società questo, eh? Esattamente. Perché ci sono novità, quindi. Quindi anche a livello amministrativo tutto deve cambiare. Anche quello. Molto bene. L'anno del cambiamento. Esatto. Bene, bene. Allora noi, stai tranquilla, Lin, che tanto ti teniamo qui tutti i lunedì. Sì, sì, tanto. La testeremo la strafata sul campo e vedrete che insomma ne vedremo delle belle, le sentiremo delle belle. 7 dicembre, 7 marzo e 7 settembre. Vabbè, 7 settembre. Tanto è registrato, quindi. Poi insomma saremo anche in onda, quindi vedremo che cosa succederà. Allora, abbiamo parlato di mancanza di cinismo, di cattiveria, di, come dire, rigore agonistico, di forza agonistica un po' della Fiorentina. Però c'è anche chi parla, speculare a questo, a una perdita di entusiasmo da parte dei tifosi, della cosiddetta, tra virgolette, brutto il termine, passatemelo, utenza della Fiorentina. Eppure, dati alla mano, oltre 16.000 sono gli abbonamenti finora sottoscritti. Eppure, di ritorno da Torino, c'erano dei tifosi ad applaudire i giocatori della Fiorentina. Allora, cerchiamo di sviscerare questo di problema, ammesso che sia un problema. Secondo te, Alberto Di Chiara, tu che insomma hai giocato al calcio, non è che dico do una notizia o che faccio uno scoop. Uno scoop. Però, siccome il tifo è importante, quanto può incidere l'entusiasmo del tifo della Fiorentina proprio sulla squadra stessa, a livello, diciamo, di creazione di ambiente ideale nel quale disputare appunto le proprie gare? Dunque, cominciamo a dire che l'entusiasmo è fondamentale per qualsiasi cosa, anche per noi, non soltanto nel calcio, ma nell'affrontare qualsiasi cosa nella vita, perché se si affronta senza entusiasmo gli obiettivi si allontanano sempre oppure si raggiungono in maniera sbagliata. In special modo nel calcio bisogna capire che il calcio è un'azienda dove i conti devono senza dubbio tornare e quadrare e avere quindi una struttura societaria dietro che ti possa permettere di prendere i soldi a fine mese con i tempi che corrono è senza dubbio un fatto molto importante. Però si vende, nel calcio si vende anche molta emozione, anzi si vende quasi tutta l'emozione, l'entusiasmo della gente non lo si può comprare soltanto con i soldi. E quindi, come spesso e volentieri, vi parlavi dell'atteggiamento della squadra in campo che è stato sbagliato e quindi non ha portato, no, probabilmente ad avere gli effetti desiderati in campo, la società sotto questo aspetto deve cercare di fare qualche cosa per entrare un pochino nelle vene di questa città, perché inevitabilmente serve il fatto che il tifoso si senta partecipe non a livello chiaramente metaforico della società stessa, non può essere distinto oppure non essere mai preso in considerazione. L'errore, si parla sempre, no? Adesso si ritorna sempre a parlare di che ci sia un personaggio che è legato alla città, si parlava di Antonioni, insomma, per tutte queste cose che vengono fuori, ma al di là del nome è importante perché qualsiasi società di grandissimi livelli ha come rappresentante, perché quelli che fanno i conti devono essere, sì, però non devono parlare di calcio, sanno fare i conti, è giusto che li facciano e che li facciano quadrare, ma devono stare un pochino dietro le quinte. Tu quando vai a vedere la partita del Bayern di Monaco, in tribuna c'è Beckenbauer e Rummenigge. Sono due rappresentanti della storia del Bayern di Monaco, sono due rappresentanti che hanno credibilità nei confronti della città, dei tifosi. E i tifosi si sentono, qualsiasi cosa succeda, parla Rummenigge o Beckenbauer, Si sentono partecipi oppure danno credibilità a tutto ciò. Quello che manca, secondo me, alla Fiorentina è proprio questo approccio, e non vedo il motivo per cui non debba esserci, perché è una società sana, una società che fa quadrare tutti i conti, ma questo fa mancare questo entusiasmo. Adesso, al di là delle centinaia o migliaia di persone che possono fare gli abbonamenti o quelli che vanno all'aeroporto, ricordiamoci che il fiorentino poi è arrivato anche a inseguire qualcuno in Viale dei Mille quando appunto c'era qualcosa che non andava, ed erano gli anni 70. Allora Luigi, questo, diciamo, ambiente, questo momento della Fiorentina, secondo te rappresenta di più la parte scettica del tifo oppure quella più entusiasta? Cioè, qual è la parte che prevale, a tuo giudizio, in questo momento?
Noi abbiamo fatto un pezzo su Tutto Viola, la minoranza rumorosa, la maggioranza silenziosa, dove la maggioranza silenziosa sono gli abbonati che dimostrano di essere vicino alla Fiorentina, di seguirla, di andare ad applaudire la squadra, di sostenerla, perché poi tifoso vuol dire supporto e supporto vuol dire supportare. Sai, essere tifoso quando una squadra vince, quando una squadra va bene, insomma, credo riesca a tutti. Credo sia un pochino più difficile sostenere una squadra, i giocatori, le scelte anche societarie, quando le cose magari non vanno per il meglio. I tifosi della Fiorentina, insomma, sono tra quelli che perfetto. Sono da vedere anche in contro cosa. Anche a Gualdo Stadina. Io sono perfettamente d'accordo con il fatto che ci siano dei punti di vista diversi. Però ecco, tutte queste negatività, tutte queste polemiche, critiche, le trovo anche stucchevoli a volte, anche inutili, creano un po' di malumore, cosa che credo non ce ne sia bisogno a Firenze, anzi bisogna cercare di mantenere il più possibile i nervi saldi e cercare di raggiungere obiettivi che al momento sembrano difficili. Allora, un argomento scottante è stato toccato nell'editoriale di Xavier Cobelli, che è vero che ha parlato naturalmente della sconfitta della Fiorentina contro la Juventus a Torino, ma è vero anche che Xavier ha tirato fuori un argomento scottante degli ultimi giorni, quello che si preannuncia essere il caso del centrocampista viola per eccellenza al momento, il caso Borca Valero. Va dove ti porta Borca, va dove ti porta il cuore, insomma, in un certo senso. Allora, cosa succede? Se ne va, non se ne va? Alberto. Ma non lo so, in questo mondo calcistico degli ultimi tempi ormai non ci si sorprende più di nulla. Non ci sono più, secondo me, bandiere particolari. Va dove ti porta il cuore, è un pochino difficile resistere quando si arrivano offerte che sono il doppio a livello economico, sia per quanto riguarda il giocatore, sia per quanto riguarda anche la società stessa, che deve far quadrare i conti e quindi cercare di fare cassa. Se ci sono delle offerte concrete, secondo me Borca Valero potrebbe anche andare via, secondo me. No, secondo me non può partire, perché prima di tutto c'è da vedere che la Roma passi il turno, perché per amor del cielo. Ha pareggiato e il Porto ha giocato tra l'altro un'ottima partita e la Roma ha anche subito spesso il gioco. Ma se passa il turno. Detto questo, sì, però se passa il turno o Corvino ha già trovato un'alternativa oppure i tempi mancano per effettuare una manovra di mercato che ci permetta di recuperare un giocatore della fantasia, tutto quello che vuol dire Borca Valero per Firenze. Quindi se va dove lo porta il cuore, giustamente la domanda era questa, per me rimane. Come più volte ha detto e sottolineato anche la moglie Rosio, peraltro, su tutti i social, esatto, su varie interviste, quindi insomma, Gaia. Senti, il calcio è passione e cuore, o perlomeno dovrebbe essere così. Come diceva Alberto Di Chiara, non esistono più le bandiere. Io voglio credere nella questione, chiamiamola così, Borca Valero, che il cuore abbia un peso determinante. Quando ha firmato il contratto circa 2 anni fa, ha detto fino al 2019, è un contratto a vita, Firenze è la mia casa, gli stessi fiorentini lo chiamano anche sindaco, quindi diciamo che il legame affettivo è molto forte. Spero che questo legame affettivo possa valere appunto per la permanenza dello spagnolo. 11:1:85, gong, sul gong, via, veloce, veloce, Aline. Va via. Per me sì. Borca. Vabbè, basta. Ciao. Qualcuno si alza, si liberano posti qui a Mister Romeo. Sì, so. Sai, così, spietata. Sì. Andiamo avanti con gli argomenti, però voglio tornare, voglio fare un po' una cosa fuori dalle righe, fuori diciamo dal regolamento di Mister Romeo, secondo blocco. Dopo voglio tornare un attimo su Borca Valero. Però adesso spostiamo la nostra attenzione anche su altre squadre, perché alla fine il calcio è fatto di protagonisti, della nostra squadra del cuore, delle nostre squadre del cuore, ma è fatto anche di avversari, quindi di quelli che saranno anche futuri, anche se non prossimi avversari. Parliamo di una squadra allenata da un grande ex, dal grande ex allenatore della squadra viola, Vincenzo Montella, e noi abbiamo un video wall anche appunto per parlare ed esaurire questo argomento, perché insomma Bacca ha regalato una bella vittoria, forse anche un po' di fortuna, con un po' di fortuna al Milan.
E anche forse anche Donnarumma, anche se il nostro video wall dice baccanale appunto rosso-nero, comunque anche Donnarumma, salvando il risultato all'ultimo, salvando comunque la vittoria, ci ha messo del suo. Insomma, parliamo, perché Bacca doveva essere sul mercato del Milan, doveva essere... Era stato messo sul piatto, insomma, poi Milan che vive tutta una situazione molto particolare. Analizziamo un attimo appunto questo successo dell'ex mister Viola Vincenzo Montella. Alberto, inizia tu. Beh, un successo è sempre molto importante, vincere è sempre molto difficile. Ci sono anche dei casi, sono delle cose che possono anche essere estemporanee. Il fatto di Bacca, che è un giocatore che comunque gol li ha sempre fatti, anche con un Milan disastrato. Anche come con Siviglia. Come ha giocato l'anno scorso. Quindi è un giocatore che vede molto bene la porta e quindi sotto questo aspetto ha confermato di essere un goleador. La vittoria di Montella è stata una vittoria importante, molto sofferta. Insomma, una parata all'ultimo secondo, il calcio di rigore che poteva portare al pareggio, quindi si parlava di tutt'altra cosa. È stato un episodio, però sono quegli episodi che ti possono, il calcio è fatto di questo, se palo dentro, palo fuori ti cambia completamente il proseguo del campionato e quindi di tutte le tue vicende. Beh, sì, direi una vittoria sofferta, ma rientra un po' nel personaggio Montella. Quante volte a Firenze abbiamo vinto e magari proprio all'ultimo istante oppure proprio in extremis, però c'è una base importante che è quella del gioco, perché sicuramente Montella ha portato questo. Ora c'è la tegola Bertolacci, 20 giorni per lui di stop, però credo che Montella abbia le idee chiare su come far rinascere il diavolo, la faccia positiva di Milano, perché dall'altra parte l'Inter non se la passa bene. No, diciamo che l'Inter proprio non se la passa bene. Gaia. Sì, Bacca era l'uomo con la valigia pronta, perché insomma da un minuto all'altro sembrava dovesse andare appunto in una piazza europea, perché era molto ambito nel mercato internazionale. È rimasto, ha puntato i piedi, ha voluto appunto credere nell'avventura con mister Montella, lo ha ripagato con una tripletta. Comunque, come diceva Alberto, insomma è un uomo che se ne, purtroppo anche noi appunto tifosi viola ce ne ricordiamo a malincuore appunto nel Siviglia. Quindi ha risolto la partita, ma diciamo che vediamo già un po' un cambio di mentalità nel Milan. Io ho sentito anche un po' di colleghi di Milano, Montella ha portato un entusiasmo, un modo anche un approccio diverso. Ci voleva poco, però insomma. Sì, quest'anno appunto dicevi appunto. Visto che il mercato non ha appunto entusiasmato, Montella non ci sta entusiasmando. Pochissimi gli abbonamenti, proprio credo che sia un record negativo storico quello di quest'anno per quanto riguarda il Milan. Esaurito anche l'argomento Milan, un'altra squadra in estrema confusione, senza Higuain. Forse la partenza di Higuain, con un Insigne non troppo brillante, mette nei guai, o ha messo, abbiamo visto, nei guai, in un certo senso, l'allenatore toscano, ma Sarri. L'allenatore della squadra partenopea, Sarri. Perché Napoli, pareggio in coda. In coda, perché il pareggio del Napoli, quindi l'aggancio finale al pareggio, c'è stato per un errore di coda in forza naturalmente al Pescara di Oddo, che può anche considerarsi forse per quello che abbiamo visto perlomeno nella prima partita un po' anche una rivelazione. Poi naturalmente c'è solo una giornata di campionato, quindi è troppo presto per esprimere giudizi in un senso o nell'altro. Comunque, Napoli in confusione, Napoli in difficoltà, che succede? Ma no, non credo, adesso che alla prima giornata un pochino di difficoltà ci può sempre essere, basta guardare la Juventus come ha iniziato l'anno scorso, anche se si parla di due cose diverse. No, il Napoli di Sarri deve trovare la condizione, deve cercare di credere molto, di ritrovare l'entusiasmo che l'anno scorso è stato caratterizzato da un gran bel gioco. Però io volevo dire, faccio presto, che Sarri, calcolando che ha fatto sempre molto bene, lo ammiro anche come allenatore, ma se l'anno scorso con un Higuain che ti ha fatto 36 gol e la Juventus che a un certo punto era sotto di 12 punti e non sei riuscito a vincere lo scudetto l'anno scorso, voglio capire come, se cominci già a iniziare così, se quest'anno quello che succede. No, io spero e mi auguro che Sarri insomma sappia riprendere le redini della situazione. Luigi. Ma sì, il Napoli sicuramente deve resettare la propria storia calcistica fino adesso con Sarri, perché è una cosa avere Higuain davanti, e noi a Firenze ne sa qualcosa, perché una cosa era avere Battistuta davanti, una cosa è non averlo. Ci è voluto tanto per ritrovare un bomber, e questo è un bomber di razza, senza ombra di dubbio, che lascia la traccia quando c'è, e quando manca si fa sentire in maniera pesante, e ieri infatti è quello che è successo.
Gai. Sai, non ci sono più squadre facili o difficili, Pescara è una neopromossa, però le squadre di Oddo sono ostiche, l'abbiamo visto, forse è presto per parlare di outsider perché insomma ancora ci sono 9 mesi di campionato. Il Napoli è stato destabilizzato da tutta la questione, la pratica Higuain, e ha magari da credere in più negli elementi che ha, perché Manolo Gabbiadini non sempre è stato osannato come Gonzalo Higuain, però insomma è un buon giocatore che può veramente fare la differenza. La senti senza date il Napoli come una possibile concorrente per il primo posto per lo scudetto? No. No. Non ce n'è una. Stasera è tutto no. Stasera è tutto. Meglio. Stasera no. È la serata no. Meglio. Scusami, una. Meglio. Meno uno. Sembra lo scudetto, no. Sembra altro che bicchiere mezzo pieno. Qui c'è proprio il servizio intero di bicchieri. Mezzi pieni. Allora, abbiamo esaurito le nostre domande countdown. Prima di cambiare completamente argomento, quindi di fare un passo indietro, però che è anche un passo nel futuro, poi capirete perché, chiusiamo un attimo il concetto di Borja Valero, perché per la Fiorentina è importante. Si dice sempre che nel calcio ultimamente tutti, ed è un po' vero, tutti sono importanti ma nessuno è indispensabile. Ecco, Borja Valero, di cui sono indiscutibili le doti tecniche e le doti a livello calcistico, è anche considerato dai tifosi, ma anche dai componenti della squadra, un uomo spogliatoio. Allora io mi chiedo, è fondamentale in questo momento per la Fiorentina, ammesso e non concesso che tutti sono importanti ma non indispensabili? Beh, la Fiorentina attuale sicuramente è un giocatore che fa la differenza, un giocatore che ha un certo carisma soprattutto in campo, come si dice, adesso non frequento lo spogliatoio, ma credo che abbia anche delle ascendenti a livello di rapporti con i propri compagni, quindi senza dubbio un giocatore, se dovesse andare via, è senza dubbio una mancanza importante che deve essere sopperita o in qualche altra maniera, non so come. Non so se chiaramente con il budget eventuale della cessione di Borja Valero si può andare a cercare un giocatore con caratteristiche simili. Adesso non ci ho presente il parco di giocatori che possono, però non mancano tanti giorni, o la chiudi o se no credo che sia il caso di tenerlo se non hai un cambio giusto. Però lì bisogna vedere anche con la volontà del giocatore, che dovrà vedere anche le offerte che gli vengono date anche a livello economico, perché al di là di tutto la professione è quella di andare anche a migliorarsi e probabilmente la Roma avrà cercato di coinvolgerlo con delle offerte abbastanza importanti. Ecco, allora abbandoniamo un attimo l'argomento caldo, il pressing della Roma su Borja Valero, che fa rimane, va via, abbiamo bisogno di Borja, ha detto anche Xavier, Borja Valero resta, non lo date via, non lo cedete, c'è qualcuno. Ha detto anche Venditti, eh? Sì. Ha detto Venditti, la Roma avrebbe bisogno di... L'ha detto anche Spalletti, a cui piacerebbe naturalmente avere Borja Valero nelle sue file a disposizione. Tra l'altro c'è addirittura tra i tifosi, e questa notizia di questo pomeriggio, che dice: bene, vendete Borja Valero, io vi rendo l'abbonamento. Ecco, addirittura queste sono le minacce di una parte, guelfa o ghibellina, insomma scegliete voi, del tifo di Firenze, della Fiorentina, per quanto riguarda questa questione veramente calda. Parliamo invece del passato, riagganciandosi a una nota positiva, perché ci sono anche quelle nella partita contro la Juventus, che è sicuramente l'esordio in Serie A, quindi nella prima squadra, di un figlio di un campione importante, il figlio di Enrico Chiesa, Federico Chiesa, che ha disputato per la sua prima difficile, perché contro la Juventus è difficile, una prestazione, diciamo, più che buona. Tutti i dettagli nel nostro servizio. Pareva una mossa provocatoria, in stile Montella con Joshua Brillante all'Olimpico, per intendersi. E invece la scelta di Sousa di buttare nella mischia dall'inizio contro la Juventus Federico Chiesa era evidentemente motivata da ragioni tecniche. Il 19enne figlio d'arte è pronto, forse non per impensierire la difesa della Juventus, ma certamente per ritagliarsi il suo spazio nella Fiorentina. E pensare che fino a pochi anni fa, quando giocava nei giovanissimi, doveva sgomitare per farsi notare, finendo spesso in panchina o addirittura a giocare con quelli di un anno più giovani, come fuoriquota. Tenace come il padre Enrico, però, Federico ha lottato sempre per il suo sogno e sabato scorso lo ha realizzato, diventando il primo talentino della primavera portato da Sousa direttamente al posto da titolare in prima squadra.
Su Federico, lui, avevo detto già dall'inizio della stagione, ci ha integrato molto bene, ancora una volta questa settimana l'ha fatto molto, molto bene, è un ragazzo che ha qualità, è un ragazzo che ha molta mentalità, vi ho detto e mi sono espressato già che è un ragazzo che ha dei valori giusti per diventare una bandiera di questa Fiorentina, che credo che c'è bisogno nel suo presente e nel suo futuro. Cerchiamo di aiutarlo a maturare a livello professionale. Ha delle qualità tecniche, sul livello tattico deve inserirsi, deve migliorarsi. L'unico modo per migliorare quello è dando le opportunità di poter competere. Cosa riserverà il futuro a Chiesa non è dato sapere, ma cominciare facendosi preferire vari Zárate, Teglio e Rossi è un buon inizio. Grande merito, oltre che al giocatore ovviamente, va a Federico Guidi, l'allenatore che tra allievi e primavera per primo ha creduto in Chiesa, trasformandolo nella nuova promessa di casa fiorentina. Insomma, è stata una mossa provocatoria o no? Quella speriamo di Paolo no, Sose? Perché se l'ha fatto a livello provocatorio, spero che l'abbia fatta a livello tecnico, perché crede nel giocatore, perché se l'ha fatta a livello provocatorio poteva rischiare di fare un danno al giocatore stesso e anche alla squadra che sì. Magari... Ma tu, mister, l'avresti messo in una partita delicata? Io se ci credo a un giocatore, io ci credo, un giocatore italiano finalmente, insomma, che possa... Prodotto del vivaio della Fiorentina, se ci credo lo faccio giocare. Però secondo te ha fatto bene Gaia? Ha fatto bene a dargli questa chance, lo stesso Enrico ha detto io sono contento per mio figlio perché lo vedo proprio calato nel ruolo, però è un giovane che ha dato dimostrazione di grande personalità, però è rischioso mettere magari un giovane in una partita importante. Poi perché l'ha tolto, come no? Al 45. Quello non si sa, però attenzione, quando noi parliamo dei giovani guardiamo sempre all'estero, ma quelli li fanno giocare, allora facciamoli giocare e diamogli il tempo di ambientarsi, certo, e di crescere all'interno della squadra. Secondo me Chiesa può essere davvero quel qualcosa in più che la Fiorentina serve. Soprattutto e anche per la rinascita del calcio italiano. Perché abbiamo bisogno di scoprire quelli che saranno i giocatori, diciamo, della nazionale del Bernardeschi, futuro. Insomma. In Italia ci sono rimasti soltanto i magazzinieri italiani, credo. Sì, erano 7 giocatori in 2 squadre tra Juventus, allora, e Fiorentina. Allora, prima di andare in fascia e di aprire il nostro spazio dedicato a Benedetto Ferrara, per cui io vi invito nuovamente a inviare quelle che sono le vostre domande con l'hashtag chiedilo a Ferrara, perché l'ultima parte della trasmissione di Mister Romeo sarà dedicata a lui. Voglio fare gli auguri di compleanno alla nostra Gaia, perché questa è una settimana di compleanni importanti. Domenica prossima è il compleanno a Fiorentina 90 anni, oggi è il compleanno di Gaia, non si dice l'età perché è una signora. Tanti auguri a Gaia Simone. Grazie. Noi andiamo in fascia, rimanete lì perché ora si apre lo spazio dedicato al grande Benedetto Ferrara. Mister Romeo, a tra poco. Continua Mister Romeo, adesso ci addentriamo nella terza e ultima parte della trasmissione con la rubrica dedicata al testa a testa tra voi e Benedetto Ferrara, che è qui eccezionalmente per oggi in studio con noi. Buonasera Benedetto. Ciao Francesca. Ben trovato, grazie. Gentleman come sempre. Benedetto, per te abbiamo selezionato tra le tantissime domande che ci sono pervenute, io ve lo ricordo, per se avete curiosità, se avete dubbi, se avete quesiti da porre naturalmente al nostro Benedetto Ferrara, non esitate attraverso i nostri social network, attraverso i nostri canali di informazione con l'hashtag chiedilo a Ferrara a chiedere appunto tutto quello di cui siete curiosi, che riguarda la Fiorentina naturalmente, che riguarda il calcio. Partiamo subito Benedetto e con la prima domanda ci ha scritto Antonio da Firenze e dice: perché caro Benedetto c'è tutta quest'area di forte critica e scetticismo nei confronti della Fiorentina? In fondo, dice Antonio, siamo solo alla prima partita di campionato. Ma io credo che chi vuole bene a una squadra, in questo caso i tifosi della Fiorentina, così come un padre con un figlio, che se io vedo mio figlio che non studia cerco di farlo studiare, glielo dico, sono anche severo, no? Ma non è che non gli voglio bene. Quindi io credo che la situazione della Fiorentina è una situazione in cui va ritrovato, come dire, va ritrovato l'entusiasmo, va ritrovato un sentimento, va ritrovato un rapporto di cui lo spogliatoio ha bisogno per esprimersi, come deve esprimersi una squadra come la Fiorentina. Perdere a Torino ci stava, ovviamente, però
la squadra non ha dimostrato quella grinta, quel carattere, per il semplice fatto che è la stessa squadra della seconda parte della scorsa stagione. La Fiorentina ha ricominciato da dove aveva finito, non solo perché non c'erano stati innesti, diciamo, adesso il mercato si sta muovendo, no? Questi ultimi, però quella era la stessa squadra, a parte il giovane Chiesa, comunque applausi per lui, e quindi è una squadra che è andata in campo arrendevole, cioè ha raggiunto il pareggio con un tiro in porta, quindi ha trovato, come dire, un'occasione pazzesca e ha riregalato la partita agli avversari. Io credo che c'è un po' di, come dire, non di scetticismo, di polemica, però ci sono tante componenti. Per esempio c'è il discorso che Sosa non sembra allenatore l'anno scorso, perché ci sono stati dei problemi con la società, con la proprietà. Sono stati risolti davvero? Sono stati risolti fino in fondo? La gente se lo chiede. Sono anche convinto, guarda, che se la squadra dimostra cuore, carattere, impegno, cioè la gente l'amerà sempre. Però è anche giusto, come dire, raccontare quello che ancora non va, per il bene della Fiorentina, perché a volte dire che va tutto bene non aiuti quello a cui vuoi bene. Ci scrive anche Gianni da Pistoia: perché la società da un po' di tempo a questa parte sistematicamente ci illude e poi ci disillude, contravvenendo a quelle che sono anche le nostre aspettative? Sì, questo è un po' l'errore. Cioè, io credo che i Della Valle hanno fatto anche molte cose buone, no? Cioè, io penso alle operazioni Gomez e Rossi, furono operazioni importanti. Così come, per esempio, essere arrivati 3 volte al quarto posto con Montella, così come essere arrivati al primo posto con Sosa in inverno. Tutto questo però la società non lo ha cavalcato col giusto entusiasmo. Per esempio, io credo sia stato un peccato vero non cavalcare quel primo posto, non pensando di vincere lo scudetto, la gente non è, sa bene quali sono i limiti anche, no? Ma cavalcare l'entusiasmo per provare a fare un'impresa. Invece c'è stata una sorta di arrendevolezza, quasi paura di vincere, che si è trasmessa alla squadra. E questo secondo me è il problema di questa Fiorentina, che comunque ha perso 6 partite in agosto. Ora, quella che contava è una sola, fortunatamente, quella di Torino è la prima di campionato e ci poteva stare. Però ci sono state altre 5 partite perse e questo vuol dire che manca qualcosa, che qualcosa va, le mani bisogna rimetterle sullo spogliatoio, sul gruppo e anche sulla testa dell'allenatore. In diretta da Facebook, Pippo Brando: la faccenda di Salah, come è andata a finire? Andava a finire come era ovvio che finisse. Lì c'è stato un accordo sbagliato, se ne sono approfittati, come era anche abbastanza evidente che sarebbe successo. Poi, sai, il problema è sempre che quando c'è qualcosa che non va, chiunque abbia ragione, si dice, si tirano in mezzo gli avvocati, si dice adesso, però lì era chiaro che il giocatore sarebbe andato alla Roma, infatti ha giocato nella Roma, è rimasto alla Roma e alla fine è andato tutti, come si dice, a vino e tarallucci. Una domanda che riguarda il nuovo arrivato in casa Viola: perché Salcedo arriva in prestito e non è stato acquistato? Mario D'Astigna. Perché la Fiorentina quest'anno non può spendere. Molto semplice. Non a caso prende giocatori e fa accordi di prestito con diritto di riscatto a un tot di presenze. Quindi in realtà, se decide non riscattarlo, basta non farlo giocare. Va anche detto questo è un problema della Fiorentina di quest'anno. La Fiorentina quest'anno ha l'ordine della proprietà di rientrare, no? E di spendere solo nel caso in cui si riesce a vendere dei giocatori. Detto questo, poi non è l'unica la Fiorentina società che non spende, ce ne sono anche altre, soldi nel mercato italiano ne girano pochi e la Fiorentina è in una fase, come dire, sai, il calcio, anche quelli della Valle, sono state onde in cui si saliva, si sognava e si investiva e poi giù perché bisognava ricominciare e poi magari speriamo di tornare su, questo è importante. Alessandro da Viareggio: per me il problema principale della Fiorentina di adesso è proprio l'allenatore. Che ne pensi, Benedetto? Ma io penso una cosa. Sosa è sicuramente un bravo allenatore, un bravo professionista, serio, che è molto ambizioso. Non a caso dove è stato, è stato in Portogallo, in nazionale, a lavorare in nazionale, poi ha cominciato a girare il mondo. Lui è sempre stato, se non sbaglio, soltanto in Ungheria, cioè, è stato 2 stagioni.
se non sbaglio, comunque lui è sempre andato via, sempre, diciamo, salito, no, di grado. Il problema è che lui quest'anno l'ha messo lui, ha avuto un calo di tensione. E a me questa cosa io la trovo molto preoccupante per un professionista. È vero che lui a un certo punto, quando ha capito che la società non metteva i soldi quando la Fiorentina era prima per rinforzare la squadra, evidentemente è rimasto deluso. Non a caso poi si incontrò con lo Zenit e tutto quanto. Questo lo spogliatoio l'ha sentito ed è diventato un ambiente triste la Fiorentina. E questo, sinceramente, io credo sia stata colpa di tutti. La società, l'allenatore e la squadra, come sempre in questi casi. Detto questo, io appunto, siccome non è stata chiarita questa cosa, questo è un problema che si vede sul campo. La Fiorentina non ha quella voglia di vincere che dovrebbe avere una squadra come la Fiorentina, che è una squadra non ricchissima, ma che ha delle ambizioni e quindi in campo deve andare più assatanata della Juventus se vuole fare risultato a Torino. E io nell'allenatore non lo vedo. Tra l'altro, una cosa che mi ha stupito è che è venuto in sala stampa, come fa lui, vendendo fumo, fra virgolette, cioè dicendo la Fiorentina potevamo vincere. Cioè, ora, la Fiorentina ha fatto un tiro in porta, un bel gol di Kalinic che poteva rappresentare una svolta, no? Però, insomma, ecco, io in questo senso credo che lui dovrebbe riflettere su se stesso e la società dovrebbe riflettere sul suo stato, perché non, i contratti vanno onorati, è vero, no? Ma non fanno la differenza a volte, non danno immediatamente la motivazione. Se lui non è felice, è bene che lo dica, ecco. Scatenate anche tra l'altro le tifose viola per Benedetto, perché qui ci stanno scrivendo anche tantissime donne. Ci scrive Marisa da Pietrasanta e dice: Benedetto, sii profetico, per te Borca Valero rimane o va via? Per me è un problema, questo è un problema che mi tocca, perché io li voglio bene a Borca, a lui, a sua moglie Rocio, i bambini Alvaro, Lucia, insomma Alvaro gioca nel Settignanese, contento di tornare a Firenze, non vedeva l'ora quando era a Madrid. Cioè, stiamo parlando di una persona per bene, non perché gli altri non siano per bene, no? Per bene nel senso veramente una persona che ha dei valori. E nel calcio, insomma, non sono così semplici da trovare, spesso sono ragazzi viziati e così via, non tutti. Però Borca è un ragazzo che aveva detto di voler stare alla Fiorentina e ci aveva scommesso la sua vita. E adesso la situazione è difficile, perché la Fiorentina, se gli danno 15 milioni, lo vende. E io temo che per in qualche modo salvare l'immagine, così poi, come altre volte ho visto, si scarica sul giocatore, no? E siccome Borca lo conosco, io voglio dire, su altri non avrei messo la mano sul fuoco, su lui sinceramente sì. Quindi si tratta di capire la Roma cosa farà in Champions League. Si tratta di capire se arriva a questi 15 milioni e si tratta di capire come lui riuscirà a gestire questa cosa, anche perché se la società ha deciso di venderti, te non puoi restare contro il parere della società, no? Cioè, voglio dire, sì, certo, è un atto meraviglioso nei confronti della città, ma ti metti contro la società che ti dice no, abbiamo bisogno dei soldi, no? Quindi io, per me questa è una situazione molto complicata, che sarà, che in questi giorni, tutto questo poi, scusami se mi dilungo, in mezzo c'è una festa. Esatto. Quindi bisogna capire, perché non credo che venda un Borca Valero prima di far festeggiare i 90 anni. Mi hai dato un assist, Benedetto. Quindi io spero, guarda, io spero, come ho detto a Corvino, spero che non lo tocchino per non mettere in difficoltà lui e la Fiorentina, perché poi al di là del rapporto umano, Borca Valero è un giocatore importante per il gioco della Fiorentina. Allora, colgo al volo il tuo assist, perché ci ha scritto anche Ernesto da Lucca e dice: beh, clima di festa, ma la società non si è comportata tanto bene. Che figura ha fatto con la nostra bandiera Giancarlo Attognoni? Prima si dimentica di invitarlo, poi ci ripensa, lo invita e forse si incontreranno domani? Come giudichi questo comportamento da parte della società? Ma io credo, no, innanzitutto non credo che non abbia invitato Antonioni. Ora io non so, io ero in ferie, ma credo che il nodo stava nel rapporto non, diciamo, idilliaco tra Giancarlo e questa attuale proprietà. Cioè il fatto che non sia mai stato interpellato, no, per tante cose. Quindi c'è stata un po' di polemica, non tanto di Giancarlo,
quanto sui social della moglie, del figlio, tutte cose di pancia, io credo anche motivate per certi versi, no? Sentimentale, di rapporti. Però io credo che Antonioni ci sarà per dei motivi. Se primo, perché non puoi non avere Antonioni il giorno che tu festeggi 90 anni, cioè sarebbe come andare alla festa di compleanno e non c'è il festeggiato, cioè, in effetti. No. Andrà, pure ti sposi, ma non c'è il marito o la moglie, cioè vai da sola a sposarti. Cioè. E poi c'è un altro motivo per cui credo che la Fiorentina faccia di tutto per cui lui va e lui alla fine verrà, cioè che non c'è Batistuta, che non c'è Rui Costa, che non c'è Roberto Baggio. Cioè, ora, al di là dei giocatori della Coppa delle Coppe, quelli del primo scudetto, i giocatori del secondo scudetto, cioè, non è che puoi fare i 90 anni con Riganò, li voglio bene, cioè Riganò fa parte della nostra storia, certo. Però capisci, quindi Giancarlo, credo sia il simbolo di quella festa, perché lui è quello che si riconoscono più generazioni, ci sono cresciuto io, a mio figlio piccolo gliel'ho fatto vedere, capito, nei filmati, e anche per lui è un idolo, quindi è un idolo di tutti. Si firma Lucchesi Viola su Facebook e dice: è possibile che Paolo Sosa utilizzi un portiere vergognoso, lui lo definisce come Tatarusciano, e invece metta solo Pepito Rossi a giocare gli ultimi 10 minuti di una partita importante come Juventus-Fiorentina? Sì, sono due cose diverse. Tatarusciano è il portiere che lui ha a disposizione, diciamo, quello, sai, gli altri sono giovani, insomma, se avesse messo Dragoschi, con tutto il rispetto, forse sarebbe stato, no, esordire contro la Juventus. Il problema di Tatarusciano non è che è scarso, Tatarusciano è un portiere normale. L'ultimo grande portiere che ha avuto la Fiorentina si chiamava Sébastien Frey, poi abbiamo avuto Toldo, poi abbiamo avuto Albertosi, Sarti, Galli, abbiamo avuto tanti importanti, però l'ultimo è stato Frey, quello che ti porta i punti in classifica, 6-7 punti in classifica. Tatarusciano non te li porta. Tatarusciano fa una partita bella e poi fa un passaggio all'avversario di piede e ci rimane male, perché Higuaín, Khedira ha avuto un'occasione a inizio partita che se segnava battevamo tutti la testa nel muro. Quindi lui ha dei limiti, ma questo si sapeva, insomma, e quindi una soluzione prima o poi andrà trovata. Giovanni da Firenze, come ha interpretato l'impiego dal primo minuto di un esordiente in prima squadra come Federico Chiesa? È una provocazione dell'allenatore? No, io credo che Sosa abbia... Vabbè, innanzitutto mancava Borja Valero. E siccome voglio pensare che mancasse perché non poteva giocare, ma non perché non l'hanno fatto giocare, io penso che lui abbia deciso di scommettere per una serie di motivi. Primo, perché era una partita che comunque evidentemente lui non pensava di... cioè, sapeva che era molto difficile. Sembra un paradosso, ma in realtà lui ha detto: vabbè, io metto questo ragazzo, se il ragazzo fa bene ci facciamo bella figura tutti. Io, che sono stato coraggioso, il ragazzo che si valorizza e la società che festeggia una futura plusvalenza. Io la vedo un po' così. Parlando di un altro Federico, di Federico Bernardeschi, ci scrive Gianni, questa volta da Lucca, e ci dice: ma Federico Bernardeschi, numero 10, mi sembra un po' in crisi o sbaglio? È un passaggio esistenziale fondamentale. Deve diventare adesso un giocatore che fa la differenza. Fino a ieri era un giocatore... come dire, il talento giovane, che quindi adesso deve diventare un giocatore che sul quale basare il presente e il futuro. Questo vale per la Fiorentina, naturalmente ci interessa di più, e vale anche per la nazionale, dove lui comunque è, diciamo, Ventura ripartirà anche da lui, da quella generazione. Quindi io credo che lui probabilmente debba un pochino ritrovare l'umiltà e dimostrare quello che vale. Poi, dopodiché, c'è un discorso sul ruolo. Ci possiamo chiedere se Bernardeschi può veramente esplodere nel ruolo di esterno, di centrocampo, comunque con vocazione anche difensiva, perché lì poi si può discutere quanto ne perda in fase offensiva, che è, diciamo, il suo forte.
Addirittura attraverso naturalmente lo streaming di RTV 38 ci seguono, pensate un po', dalla Puglia, perché a scriverci è Maria. Dice: vi sto seguendo e seguo sempre tutte le questioni anche poste negli articoli da Benedetto Ferrara e mi chiedo, ma esiste un caso Babacar? Perché questo mi sembra l'ennesimo calciatore incompiuto nelle file della Fiorentina. Babacar mi sembra la Fiorentina abbia già deciso qual è il suo futuro. Che è incompiuto nella Fiorentina l'ha deciso la Fiorentina. E lui non ha fatto niente per convincere del contrario. C'è il talento, però a un certo punto bisogna crescere. E Babacar non è più un ragazzino, è giovane ma non è un ragazzino. E quando ha avuto l'occasione, diciamo che forse Babacar è uno di quei giocatori che ha bisogno di essere il titolare in una squadra media. E allora si sente responsabilizzato. Se deve stare dietro Kalinic, probabilmente lui non si è fatto trovare pronto. Io, Babacar è un ragazzo che mi sta molto simpatico. Tra l'altro, quando io andai a girare un documentario in Senegal, lui mi aiutò anche a darmi una mano proprio per portare dei regali a questi bambini, no? in Senegal, nella sua terra. E quindi gli voglio anche bene. Però devo dire che poi ci vuole costanza, ci vuole cattiveria interiore, la capacità di sfruttare il momento. Essere calciatore vuol dire anche questo, e lui fino ad oggi non ci è riuscito. Io gli auguro una bella carriera, ecco. Se poi fosse nella Fiorentina e esplodesse all'improvviso, sarei ancora più felice. Alberto Angiolini, dalla piattaforma Facebook, appunto, investono soldi in giocatori come Tielemans dell'Anderlecht, centrocampista belga. È una bella domanda, io credo ci abbiamo pensato, però se non, ci vuole anche chi li vuole comprare, perché poi sai, tu leggi sui giornali, vogliono Ilicic per 15 milioni di euro, credo gliel'avrebbero già venduto se offrivano 15 milioni di euro. Babacar non lo puoi vendere a una cifra troppo bassa, cioè la Fiorentina chiede molto, ma per... E ricordiamoci che Babacar, per esempio, lo voleva al Sassuolo, no? Una squadra secondo me quest'anno molto interessante, però il giocatore guadagna tanto per il Sassuolo, quindi ci sono anche queste cose. Il giocatore c'ha un contratto da giocatore vero. Allora, Massimo dice: sono un tifoso viola in trasferta per lavoro a Milano. Vi sto seguendo on streaming. Seguo con piacere Benedetto Ferrara e ho seguito anche con molto piacere la trasmissione Mister Romeo. Mi chiedo, ma Tomovic cosa fa e soprattutto cosa farne? Sai, Nenad si può volere bene perché è un bravo ragazzo, e questo tanti lo difendono quasi con spirito materno o paterno, perché è uno che dà tutto. Il problema è che ha dei limiti, e probabilmente la Fiorentina Tomovic, il suo problema è che in una squadra ambiziosa, è un po' come Tatarusano, cioè in una squadra con grandi ambizioni Tomovic parte dalla panchina, in una squadra da mezza classifica Tomovic gioca tranquillamente titolare. Bisogna decidere che Fiorentina vogliamo. Quindi poi non è colpa di Tomovic, cioè Tomovic se gioca titolare non è perché lui si obbliga, mette la pistola, è perché non c'è alternativa alla Fiorentina, fino ad oggi non ha avuto. Adesso è arrivato il messicano e probabilmente se si gioca alla difesa a tre magari gioca a due al posto di Tomovic. Bene, qui c'è una domanda super scottante. Giovanni da Prato, e se fossero della Valle a salutare la curva? Dice andare via? Sì, penso intenda quello. Ma dico due cose. La prima, se salutassero proprio la curva nel senso vogliamoci bene, sarebbe male. Io da tempo propongo un incontro, ma non tra i tifosi organizzati, la città e della Valle, perché si sta creando una distanza che sinceramente per certi versi sembra un film surrealista. D'altro punto di vista, io credo che, dire che vogliono vendere, oramai lo diciamo da anni e sono sempre qua. Io credo che se verrà firmato l'accordo per lo stadio, sì. Verrà firmato un accordo per lo stadio, a quel punto accadrà qualcosa. Potrebbero essere molte cose, tra cui quella l'ingresso dei nuovi soci. Però bisogna arrivare lì, e siccome tra poco, ora la Fiorentina festeggia 90 anni, ma abbiamo da poco festeggiato gli 8 anni dal primo plastico del nuovo stadio, io penso che ecco, quel giorno lì capiremo cosa succede. Detto questo, sarebbe bello se trovassimo tutti il modo, i tifosi della Valle, di, come dire, chiarirsi, anche nella Valle fare un passo, non soltanto proclami, compreremo tempesta di idee, non ci faremo trovare impreparati, tutta roba che la gente non dimentica, capisci? E questo è un problema di comunicazione nei confronti della gente. Allora, abbiamo sfinito dalle domande, Benedetto Ferrara, per questa puntata di Mister Romeo. Voi potete continuare naturalmente
per tutti i giorni della settimana, tutte le ore del giorno e della notte, attraverso i nostri profili social con l'hashtag chiedilo a Ferrara, a porre a lui tutte le domande. Io fungerò da tramite tutti i lunedì nell'ultima parte di Mister Romeo, proprio per soddisfare quelle che sono le vostre richieste, quelle che sono le vostre curiosità. Mi alzo, ringrazio Benedetto. Benedetto, aiuto. Grazie. Faccio dei danni, speriamo di aver fatto troppi danni. Sono stata io. Ti do appuntamento naturalmente con Mister Romeo a lunedì prossimo. Grazie, Francesca. Sarà in diretta collegato con noi. Sarò onorato, grazie a tutti. Bene, io ti saluto, ti giro le spalle, scusami, e vado a salutare gli altri ospiti, gli altri pezzi da 90 del mio studio di questa prima puntata di Mister Romeo. Ringrazio naturalmente, prima di tutto, e lo voglio fare, tutti coloro che ci hanno seguito e che hanno partecipato attivamente alla realizzazione di questo programma, perché naturalmente Mister Romeo è fatto per voi che ci seguite a casa. Grazie di aver partecipato così numerosi con le vostre domande per Benedetto, ma anche con il vostro tifo attraverso i nostri social network. Noi naturalmente di Aretv 38 siamo orgogliosi e felici di avervi tenuto compagnia questo lunedì. Io ringrazio Alberto Di Chiara. Grazie a te. Luigi Laserte. Grazie a te. Gaia Simone. Ciao Francesca, grazie. La nostra astrofata con il suo punto di vista stellare, Aline. E naturalmente ringrazio anche tutti i ragazzi della regia, tutta la redazione sportiva di 38 Sport. Non dimenticate che 38 Sport non vi abbandona mai, perché ci sono le edizioni alle 13 e alle 20 del telegiornale tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Poi c'è la domenica imperdibile 38 Sport, condotto da Luca Renzoni, con Carlotta Comparini, Cristiana Bellugi e tutti i loro ospiti. E poi domani, altro appuntamento imperdibile, alle 21 con David Guetta e il suo Viola d'amore. Mister Romeo vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì prossimo, perché ricordate che il calcio realmente fuori dagli schemi è solo su RTV 38. Grazie naturalmente anche a Xavier Iacobelli e a Benedetto Ferrara.